Sono entrato in Piaggio nel 56, 1956, e da lì ho visto tutti i progetti della Piaggio fino al P180 compreso. Nei primi anni sono stato subito inserito nell'ufficio progetti, nella parte aerodinamica, prestazione di volo, sempre tutta la parte della progettazione. E ho terminato come assistente del chief engineer, cioè del progettista capo. Finale, già allora, ripeto, finale, era uno dei capi dei posti principali per la presentazione dei velivoli. Aveva un patrimonio già allora abbastanza robusto. E il patrimonio più grosso, ricordiamoci che sono sempre i disegnatori progettisti. Noi siamo dei teorici che interveniamo quando è il momento. Comunque, ho visto volare che volava già il P136, che è l'idrovolante della Piaggio, che dopo la guerra si era specializzata in aeroplani della Aeronautica Generale. Aeronautica Generale vuol dire aeroplani da trasporto pubblico fino a 10 persone, quindi velivoli di una certa dimensione. Il P136 idrovolante aveva già stabilito il record nel 52, record tuttora valido, per volo dall'Italia fino a Ghedi in Egitto, fino da Ghedi alla diga di Aswan per durata. E questo aveva comportato un notevole sviluppo e anche conoscenza nel mondo, tanto che una ditta americana, la Trekker, aveva acquistato dalla Piaggio parecchi velivoli idrovolanti, fra cui poi molti pezzi grossi, come diceva Jacopo Pozzi, anche Onassis, Re Farouk, eccetera. Riguardo a questo record, ho fatto un articolo sul giornalino del comune della Piaggio anni fa, in cui ho descritto bene tutto quello che è avvenuto a finale, eccetera, perché era stata una grossa festa. Io ho seguito il progetto P166 in tutte le varie versioni, a partire dall'inizio fino all'808, che, sempre perché il progettista era il professor Casiraghi, lui aveva la moglie americana. Casiraghi era laureato a Genova negli anni 20, lui era del 4, in navale, e poi era stato all'MIT a Boston a laurearsi in aeronautica, e lì aveva conosciuto la moglie e aveva fatto parecchie conoscenze in America. Queste sono servite per vendere dei velivoli poi in America, fra cui l'idrovolante 136. Tutte le versioni del 166 sono andate all'aeronautica militare, a molti civili, fra cui il Sudafrica e le isole Salomoniche, l'Australia, eccetera, ne sono stati venduti abbastanza. Arriviamo al progetto dell'808 fatto con la Douglas. La Douglas era la ditta americana che aveva fatto il DC-8, DC-9, eccetera, tutti i velivoli, prima e dopo la guerra. E questo progetto in comune aveva permesso a noi di entrare in contatto con questi progettisti americani, i quali sono venuti a finale. Ovviamente finale rappresentava due cose: l'ufficio progetti e finale. Cosa voglio dire finale? La spiaggia, il clima, eccetera. Ognuno che arrivava da finale non voleva più andare via. Fortuna, perché molti tecnici sono rimasti più a lungo del previsto, tecnici americani. Parliamo degli anni 60, inizio anni 60. Addirittura, se volete degli aneddoti, quando le mogli di questi americani andavano nei carruggi di finale, chi era l'interprete? Era i ragazzi che andavano all'asilo a finale e parlavano il dialetto di finale. E allora nei negozi di verdure, eccetera, loro facevano da interprete, tanto per dare un aneddoto tipo giornalistico. L'808 è stata una buona scuola e l'808 ancora adesso
rappresenta l'unico velivolo a reazione da trasporto pubblico costruito in Italia. Nessun'altra ditta italiana ha mai costruito questo tipo di aerei. Dopo l'808 abbiamo avuto un periodo di pausa. Abbiamo continuato a costruirne, eccetera, per l'aeronautica militare e anche per clienti civili, fino alla crisi energetica. Il 180 parte con la crisi energetica. Quindi, all'esposizione della che si fa annualmente in America, è venuto fuori l'esigenza per gli aerei da trasporto dell'aeronautica generale, come ho detto, fino a 10 posti, una specifica che era la tratta New York-Dallas con una velocità di crociera minimo di 400 nodi, che sarebbero circa 800 km all'ora. Di crociera. Questa era la specifica. A finale noi sapevamo che, essendo una piccola azienda, non potevamo fare un prodotto uguale agli altri, perché l'avrebbero vendute le altre ditte americane. Bisognava fare qualche cosa di diverso e di più. Apro la parentesi, la fortuna di finale è sempre stata la Galleria del Vento, costruita nel 1928. E ci auguriamo che non la buttino giù. Lì abbiamo sempre fatto esperienze durante la notte in modo di avere la calma, che non ci siano altre utenze, e abbiamo iniziato a studiare un velivolo. Piaggio ha dato una sola direttiva. La cabina passeggeri doveva essere la più bella e la più spaziosa, perché i concorrenti erano americani, quindi la più bella, poi fate voi. Il ruolo dei disegnatori progettisti non è che siano degli aerodinamici, però loro hanno le esigenze, e i velivoli dell'aeronautica generale hanno sempre il longherone dell'ala. Che cos'è il longherone dell'ala? Sono le travi portanti che reggono l'ala, che passano dentro la fusoliera cabina passeggeri. Si potesse eliminare quello. Abbiamo iniziato a costruire dei modellini con l'ala retratta, ma è chiaro che il volo non avveniva, e alla galleria abbiamo cominciato a mettere un'ala anteriore in varie posizioni e a provare e a provare e a provare. Lì non avevamo casistica. Di solito quando si fa un progetto si dice il progetto A, B, C, D, eccetera, americano, giapponese, hanno avuto questi risultati. Allora vediamo, qui non avevamo nulla, eravamo nel vuoto. Abbiamo iniziato a provare e alla fine, grazie ai modellisti di finale, grazie a chi ha provato e chi provava nella galleria, grazie alla pazienza e alla passione, perché non si sta alle 2 alle 3 di notte a fare prove alla Galleria del Vento a finale, magari con la tramontana, il tempo brutto, eccetera. Però se non hai questo non arrivi. Alla fine abbiamo messo a punto questa configurazione, che è quella che vedete nel P180. E siamo andati avanti anche come disegnatori progettisti, perché come diceva il primo interlocutore qui, hanno usato i nuovi sistemi di disegnazione, a parte che il sistema è sempre il cervello, e quindi le varie soluzioni devono, e poi dopo vengono sviluppate a computer, eccetera, magari più velocemente, ma è sempre all'inizio, bisogna dare l'input. Con un reparto disegnatori progettisti di questo valore e tutti noi insieme siamo arrivati alla configurazione finale. Configurazione finale che, quando ha fatto il primo volo nell'86,
a un certo punto mi hanno telefonato, nei tuoi articoli non mettere più 86 perché dicono che è troppo vecchio. Comunque, la realtà è che ha fatto il primo volo nell'86. Non sapevamo nulla, quindi, mentre di un velivolo come l'808, come il 166, sai già dal primo passo noi dovevamo vedere se reggeva. È andato tutto bene, ha fatto tutti i voli, anzi, la manovrabilità era buonissima, quindi le qualità di volo erano anche a posto, però i velivoli da trasporto pubblico, cosa che normalmente non si dice, devono sottostare a dei regolamenti molto ma molto ristretti. Devono avere ogni comando principale tre emergenze, si rompe la prima, c'è la seconda, si rompe la seconda, c'è la terza, perché non è un'automobile che se si ferma ti fermi all'angolo della strada, l'aeroplano precipita, tanto più se hai il pubblico, il trasporto della gente. Quindi facendo tutte le prove richieste, e come diceva prima Livio Jacopozzi, una di queste è la piantata di motore in decollo, questa è andata bene, cioè spegni un motore come se ci fosse un incidente e con l'altro motore devi andare via, decollare e salire. Ci sono poi delle prove terribili, ecco perché il pilota collaudatore è un pilota che vale 100, mentre un pilota di linea, anche se fa la Roma New York, vale 10. Perché? Perché deve fare delle cose che sono impossibili nel volo normale. Una è la V-dive, cioè la velocità di picchiata. Se io dico che questo velivolo è una velocità di picchiata uguale alla velocità del suono, glielo devo dimostrare. Una. I superstalli, quelli che diceva Livio e Jacopozzi che hanno aperto lo sportellone per salvarsi, che poi si sono salvati, sono richiesti dal regolamento. Cosa vuol dire? Vuol dire andare a 12.000 metri di quota o 10.000 metri di quota, dare la potenza massima continua e far stallare il velivolo. Tirarlo su fin quando stalla, per dimostrare che i piani di coda e tutti i comandi funzionano. E anche questo è andato bene. Però abbiamo dovuto fare una modifica nell'ala anteriore, parlo sempre da aerodinamico, calettandola leggermente cabrata per farla stallare prima, perché altrimenti il pilota non riusciva a governarlo. Questo ci ha comportato una cosa, perché il P180 ha un coefficiente di resistenza. Le macchine adesso si danno le aree e dicono c'è un CX buono. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il coefficiente di resistenza del body, della macchina, è basso. Infatti il P180 ha un coefficiente più basso di tutti gli altri. Ed eravamo riusciti ad avere, vabbè adesso qui dico delle cose che si dicono alla lavagna, il coefficiente di Oswald uguale a 1, perché il calettamento dell'ala con la fusoliera era esattamente al centro. Ma dovendo dare un po' di angolo a cabrare dell'aletta anteriore, il coefficiente di Oswald è diventato 0,8, che fa un po' aumentare la resistenza indotta di tutto. Ma comunque il 180 è un velivolo che ha una resistenza inferiore. Cosa vuol dire questo? Quando uno, faccio un esempio, viaggia con l'automobile con i portasci, ha un aumento di resistenza del 10%. Questo si traduce, grosso modo, un 10% in più di consumo di carburante. Quindi qualsiasi cosa che metti sul velivolo aumenta la resistenza. Noi avevamo un'ala piccola, un grande allungamento, tutte cose riuscite ad ottenere con le tre superfici portanti, e quindi abbiamo goduto di questo. Faccio un esempio. Sulla New York-Dallas, cioè sui 1400 miglia nautiche, che sono diciamo il canone che ti danno, noi consumiamo il 40% in meno di un velivolo della stessa categoria. Questo in cosa si traduce? Si traduce in un fatto che in 10 anni di attività
di un operatore che compra questo velivolo se ne compra un altro, perché in 10 anni risparmia tanto carburante da comprarsene un altro. Quindi il 180 è una invenzione certificata e l'Appiaggio ha preso 100 miliardi di premio, perché c'era un premio istituito per legge che se qualcuno avesse fatto un'invenzione in campo aeronautico e l'Appiaggio li ha presi. Tutte queste cose sono avvenute a Finale, che aveva un patrimonio enorme. Questo patrimonio è stato sciolto per ragioni di banche, di prestiti, eccetera, di cose, e quindi la parte progettuale è finita lì. E adesso si costruisce il velivolo come si può e come è. Quando è venuto l'incaricato ultimo del Politecnico di Milano per vedere se era un'invenzione o meno, ovviamente ha voluto vedere le dimostrazioni teoriche anche. E la soddisfazione di Finale è stata questa, che è poi stata l'ultima in ragioni di tempo. L'Appiaggio, per esempio, ha costruito prima della guerra anche i motori progettati Piaggio, e uno di questi motori che sono riuscito a recuperare, che se non l'hanno buttato via c'è ancora, era un motore stellare a 18 cilindri, con 18 cilindri da mettere in fase, allora c'era il caporatore eccetera, che ha raggiunto il record di altezza su un aereo Caproni. Questo motore detiene ancora adesso il record mondiale, perché nessuno l'ha più battuto, 17.000 metri, e poi ho fatto un articolo nell'86 in cui descrivevo bene tutta questa cosa, e lo detiene ancora, come detiene il record dell'idrovolante C3 per la durata del volo. Alla Piaggio ci sono stati dei progettisti di livello mondiale. E lo stesso Galleria del Vento di Finale viene su progetto di Gotinga, che era il professore che allora era von Karman, che poi è andato in America ed ha seguito tutti gli affari dei missili. Ma anche quello non è solo una cosa archeologica, ma è una cosa importante dal punto di vista della storia dell'aeronautica. Mio primo giorno, dato che eravamo negli anni 50, la ditta ha selezionato due diplomati e vabbè, ha guardato i voti, allora ha preso noi. Ma io ero di Borgio ed era importante, perché allora guardavano anche queste cose. Avevo dei buoni voti e il professor Casiraghi ha fatto queste selezioni. Io ho detto, aveva il quadernetto lui, e ognuno aveva la sua pagina e marcava, e sono stato assunto. Sono stato assunto, e dato che lui aveva dato il massimo, sono stato assunto all'ufficio progetti. E pensate che allora l'ufficio progetti, e tutta l'azienda per accedere alla divisione progetti voleva dire avere un permesso, che lì non entravi. La direzione progetti del P180, tanto per avere un'idea, sono 120 persone, di cui 70 disegnatori progettisti, 50 fra ingegneri e tecnici. Tecnici cosa vuol dire? Gente che parte da un diploma e poi fa vari master, e tanti master li fa in Piaggio, perché quando segui un prototipo, altro che master. Oppure vai a contatto, come per noi, con tecnici americani o tecnici inglesi o tecnici australiani, ognuno porta la sua. Soprattutto per costruire un velivolo è necessario conoscere i regolamenti. Quali regolamenti? Quello che ti impone la Federal Aviation Agency americana per poterlo vendere.
Per poterlo rendere, il velivolo deve avere queste caratteristiche e soddisfare a quelle prove di cui alcune ve le ho detto io e tutte le altre, quella che diceva prima Livio del pollo. Il pollo che cosa simula? Simula un gabbiano che entra o nel getto o sbatte nell'elica e ti blocca il motore. Notate che ci vuole anche fortuna, la Piaggio ha avuto anche questo. Il primo decollo del PD-808, il bireattore, dall'aeroporto di Pegli ha preso un gabbiano. Gli ha bloccato il motore e il pilota ha fatto il suo. Quindi ha dimostrato bello e subito che con un solo motore riusciva a fare alcune cose. Poteva anche andare male, perché nella storia della Piaggio, durante la guerra, che la Piaggio è passata all'aeronautica militare, cioè questi velivoli da trasporto pubblico fino a 10 persone, dopo la guerra. Ma prima della guerra finale è stato costruito il più grosso aereo da bombardamento quadrimotore, il P-108. Bene, eravamo nel 1939, noi eravamo appena nati, io avevo 3 anni, che uno di questi gli si è bloccato sulla Corsica un motore, a metà strada un altro motore, quasi al Benga il terzo motore, quando è arrivato sul Centa al quarto motore, da atterrato nel fiume Centa. Ma finale, sempre vissuta, e l'ho messo bene in quell'articolo lì del comune, in simbiosi con il suo stabilimento. Faccio un esempio. La notte del record, quello lì che è partito da Ghedi e è arrivato alla diga di Assuan, i pescatori hanno bloccato tutto. Durante la notte, da Pippo, Focaccia e Vino, hanno aspettato fin quando è arrivato l'ora che ce l'ha fatta. I pescatori non è che lavorassero a Piaggio. Per cui Piaggio, la finale ha vissuto sempre in simbiosi con il suo stabilimento e questa perla non va persa, almeno la galleria e il museo. Nel museo mi sa che i modellini non sono più stato, ma ce ne sarà metà perché ognuno si è preso il suo e via. Però anche questo è da salvare. Non lo so chi è che prenderà, perché quando era vice sindaco l'avvocato Ferrari mi aveva detto vediamo di non perdere niente. Poi sono cambiate le amministrazioni, sono cambiati i padroni, sono cambiate le cose, non so che cura hanno avuto, perché io ho parlato con alcuni dicendo la galleria, ma c'è la galleria, non sanno manco che ci sia. Quindi ragazzi, questi qui, vabbè, vedremo come va a finire, cerchiamo di salvarlo. Da quando non è più a finale, non è più la Piaggio. Piaggio significava altissima tecnologia, altissimo valore di progetto. Perché c'era questa cosa con la Ferrari? Perché la Ferrari interessava le tecniche di costruzione degli assemblaggi. Il P-180 ha un tipo di assemblaggio che poi è stato adottato dagli altri. E questo lo dobbiamo sempre ai disegnatori progettisti di finale. Cioè era una scuola di altissimo livello. Io ho visto quando siamo andati, ma anche a scuola, quando, perché allora usava che noi ci mandavano al Politecnico magari a sostenere degli esami, come ho detto prima, perché per amicizia, eccetera. E si parlava di certe cose e stavano a sentire. Perché a finale c'era veramente un nucleo di progetto che non ce l'aveva nessuno. Questo qui è un patrimonio che, ma capisci che quando basi le cose sulla finanza, chi conta è sapere quanto c'hai in banca, eccetera, non fai più niente. Non conta più nulla al progetto, conta più nulla. E, vabbè. Questo è un po' un motivo di rammarico, di tristezza. Però gente come me sono contento di aver vissuto tutti quegli anni in cui sapevi di... Vi faccio un altro esempio.
si parlava prima dei superstalli, cioè una delle prove, andare a 10.000 metri, dare potenza, far stallare il velivolo. Io ero l'assistente del progettista e J. Mazzoni mi ha detto: fa il favore, va, dai ancora un'occhiata, guarda se il timone, se entra in vite. Ma dico, l'abbiamo già fatto. Cioè, no, non guardare quello, riparti da zero e vedi se c'è qualcosa, così cerchiamo di domani mattina. E ricordo mia moglie che mi ha detto, mia moglie ha insegnato 30 anni al finale lettere. Lei correggeva i compiti in classe. Mi fa: ma cosa fai? Se a 50 anni sei ancora lì con i libri e col regolo in mano e la calcolatrice, eccetera, alle 2 di notte, ma me lo vuoi dire? E ho detto: lo so, se facevo il commerciale guadagnavo il doppio. Ecco, un'altra caratteristica di finale. Finale, la spiaggia, il tempo, le cose. Ingegneri, e questi li ho avuti io, a cui è stato offerto il doppio di stipendio, il doppio di quello che guadagnavano a finale, in varie aziende. Uno faceva bulloni, l'altro lavorava alla plastica, un altro, e quindi aziende che pur di fare gli aeroplani sono rimasti a finale, anche perché le mogli dicevano: ma dove vado? Vado in mezzo alla nebbia a Cascina Costa oppure a Maranello? Mentre qui c'ho finale.